Sì, io volevo ringraziare tutti gli attivisti e ragazzi qui di Mazzabotto, Fuzzana, Bergato, e so che si impegnano e so che fare consigliere comunale richiede tempo, sforzo, sacrificio e dedizione, quindi vi vorrei ringraziare per questo. Io sono Silvia Piccinini, vengo da Cavalcore, ho 32 anni, e sono diplomata in lingue e lavoro come impiegata. Sono una cittadina normalissima, ho semplicemente nel 2010 deciso di sacrificare un po' del mio tempo libero, che ho deciso di togliere agli affetti e agli amici, e dedicarlo a questo progetto di comunità che è il Movimento 5 Stelle. Voi sapete che nel Movimento 5 Stelle fanno parte cittadini che non vogliono più delegare la gestione della cosa pubblica ai partiti, ma vogliono partecipare attivamente. E saremo l'unica forza che tra l'altro rinuncerà a chiedere rimborsi elettorali, quindi questa campagna elettorale non grava sulle tasche dei cittadini, e che in un periodo come questo penso che sia una scelta magari anche simbolica, però sono un gesto di buon senso. Dicevo che quello che ho fatto io in questi 4 anni è semplicemente mettere a disposizione un gruppo che era già nato a Bologna e fare semplicemente la mia parte, partendo da questo gruppo che era già nato a Bologna e poi dedicandomi a Cavalcore, che è il mio paese dove sono nata, insomma. E questo è un periodo in cui la politica non ha molto appeal sui cittadini. E questa sera che vi volevo raccontare quello che vogliamo fare noi come Movimento 5 Stelle, i meccanismi che vogliamo scardinare all'interno di queste istituzioni e il buon senso che vogliamo riportare dentro queste istituzioni. E lo voglio fare partendo da alcune dichiarazioni che ho sentito fare dal candidato presidente del PD, Stefano Bonaccini, il quale sosteneva che la lotta agli sprechi, secondo lui, si combatte col dimezzamento delle società partecipate. Ma quello che Bonaccini non ci dice, intanto, è che nella scorsa legislatura è stato presentato un ordine del giorno nel quale chiedevamo neanche di dimezzare le partecipate, di smettere quelle che non erano strategicamente rilevanti. Ecco, Bonaccini e il suo partito hanno votato contro. Quindi quando i ragazzi mi dicono che il Movimento 5 Stelle vota le proposte di buon senso, non è vero che dice sempre di no. È la verità, e lo dimostra il fatto che chi dice sempre di no sono loro, che poi cosa fanno? Magari copiano le nostre proposte, le cambiano di una virgola, le ripresentano e le fanno loro, capito? Se le intestano, quando in realtà magari sono state presentate da noi, ma le presentano come se fossero loro, cioè gli danno la loro paternità. E un'altra cosa che Bonaccini non dice è che in queste partecipate hanno messo dentro tutti i loro uomini. È 40 anni che questo partito utilizza tutto quello che può utilizzare, tutti i posti di potere, quindi dovrebbe anche raccontarci che se le cose non funzionano bisognerebbe andare a vedere chi c'è dentro. Andate a vedere voi nel vostro comune, dentro a Cosea, chi c'è dentro queste partecipate. Io per il mio comune l'ho fatto e ci sono i soliti ex sindaci del PD. Allora, quello che noi vogliamo fare dentro la regione è semplicemente una cosa di buon senso, chiedere che chi sta ai posti di potere, chi sta alla dirigenza, anche delle società partecipate, siano persone competenti. Vogliamo persone semplicemente competenti, che sanno quello che fanno, che vengono messe lì non perché hanno la tessera di partito in tasca o perché sono fedeli al partito. Vogliamo persone che semplicemente siano competenti, siano lì per meriti. E lo vogliamo fare non solo dentro le società partecipate, anche all'interno della regione stessa, perché questi giorni abbiamo cominciato a guardare un po' come funzionano le cose all'interno della regione, sfogliando gli atti che sono pubblici, quindi anche se non siamo ancora dentro abbiamo già cominciato a guardare come funzionano le cose. E abbiamo scoperto che nel 2009 è stato fatto questo concorso per i dirigenti interni, e nel quale appunto dovevamo decidere 11 persone da mettere alla dirigenza di 11 macro aree all'interno della regione stessa, quindi riguardava appunto solo i dipendenti. Hanno fatto questo concorso, è uscita questa graduatoria, hanno nominato sono usciti i risultati, i primi 11 che hanno vinto questo concorso sono andati in questi posti di dirigenza. Poi cosa è successo? Dal 2009 in avanti si sono liberati altri posti alla dirigenza di altri settori, no? E loro cosa hanno fatto? Non hanno tenuto conto di queste graduatorie, c'erano già, erano lì, era una classifica, non,
spesso chi stava in alto, chi era in posizione più alta, hanno preso persone che magari a questi concorsi sono risultate non idonee, quindi non hanno superato il concorso stesso. Quindi per assurdo ci troviamo alla protezione civile una persona che è risultata non idonea nel concorso per la difesa del suolo, ed è una roba assurda. Quindi quello che vogliamo fare noi è appunto mettere tecnici, persone competenti, perché poi non vogliamo ritrovarci a meravigliarci quando succedono i disastri, che quando viene una alluvione abbiamo il paese che è già in ginocchio. Vogliamo semplicemente fare cose di consenso, non chiediamo tanto. E poi ci troviamo il PD che ci cementifica tutto quello che c'è da cementificare, abbiamo la variante di Bari, con l'altro giorno è venuto Renzi, sembrava che andasse tutto bene, c'è l'impoli che sta franando, fa tutto bene, viene a inaugurare questa variante di Bari facendo finta che non stia succedendo niente. Quindi quello che chiediamo è semplicemente a questa classe politica di farsi da parte, perché loro, secondo me, le loro scelte le hanno già fatte. Quindi io credo che questo sia veramente il tempo nostro di decidere del nostro futuro. E concludo raccontandovi quello che ci è successo qualche settimana fa. Siamo andati a trovare i dipendenti di questa fabbrica operativa di Castellano, che sta mettendo a casa quasi 200 lavoratori. Adesso so che oggi mi sembra hanno trovato un accordo, comunque erano 200 posti che erano a rischio. E siamo andati a trovare perché loro erano in presidio permanente in questa fabbrica. E quello che ci hanno detto loro è: beh, noi siamo qua, stiamo presidiando il nostro posto di lavoro perché non abbiamo niente da perdere. E lì ho dovuto pensare alla mia situazione di trentenne, senza prospettive. Adesso ci hanno istituzionalizzato il precariato con il Job Act, non abbiamo più un futuro. Allora a me è venuto a pensare: ma allora cosa dobbiamo fare? O emigriamo o facciamo la nostra parte. E noi abbiamo deciso di fare la nostra parte.